Siamo qui con Mauro Uselli su una delle terrazze di Respubblica. Mauro, felicissimo per questo premio Arti e Mestieri che il tuo quartiere ti ha donato. Certo, sono molto felice. Si tratta di... è un onore per me, ecco, appunto, aver avuto un premio, diciamo un riconoscimento da chi abita vicino a me, diciamo. E niente, quindi penso che sia una delle preziosità appunto di questa vita per un ragazzo come me, perché sono ancora ragazzino, che si dedica alla musica, ecco, alla disciplina musicale. E quindi sono stato riconosciuto appunto dai miei vicini, dal comitato di quartiere Sant'Agostino, dal suo presidente Sari, e niente, quindi sono molto felice. Credo che sia così, nella mia ottica di vita, uno dei premi più importanti, appunto per questo, perché è un premio arrivato dalle genti e quindi non dagli enti o da tutti i sistemi che appunto rilasciano premi, ma è proprio arrivato dal cuore delle persone. Quindi in qualche modo ad Alghero io sono riuscito a fare effetto, ecco, a concludere appunto, a donare, ecco, delle emozioni al pubblico, e questa è la condizione che a me appunto rende felicissimo. Abituato a suonare un po' ovunque, parliamo sia in termini di location, dai ponti a una terrazza, e poi anche non solo in teatri italiani, ma sei stato protagonista anche in Europa e in Asia. Certo. Questo premio invece va in controtendenza? Ti premia chi ti vede nel quotidiano e chi magari ti vede anche in altre attività che non sono la tua principale? Bravissimo, infatti per questo è il premio più difficile da ottenere, perché nessuno è profeta in patria, quindi io posso dichiararmi, ecco, da oggi in qualche maniera così un po' surreale, sono stato riconosciuto, ecco, proprio dai più vicini, è difficilissimo farsi amare, soprattutto per la mentalità che esiste nelle province, quindi è molto importante, è più importante di altri premi importanti che ho ricevuto. Non voglio adesso fare l'elenco di tutto ciò che è stato fatto. Io ho suonato nei teatri maggiori a livello internazionale, questo consentitemi di dirlo perché è importante, anche in Asia, quindi qualche cosa l'ho fatta, ecco. Per assurdo, solitamente i musicisti, che sono quelli che provano in casa, poi sono odiati proprio dal vicino di casa perché in qualche maniera disturbano. Esatto, sì, infatti nel mio palazzo non credo che... Hai detto bene, sì. Poi uno strumento come il flauto, penso. E poi ho degli orari di studio che sono un po' provocanti, provocatori, cioè inizio dalle 7 del mattino, oppure anche all'una di notte mi prende a studiare, a suonare, e quindi i miei vicini devono essere molto aperti di... È vero. Appoggiando sulla mensola questo premio, ora quali sono i prossimi programmi di Mauro Uselli? Mauro Uselli adesso è lì che, come al solito, rimane sempre in sé, sempre con grande lucidità, va avanti nella sua vita, quindi io continuo a studiare, continuo a esercitarmi, perché ho dei programmi sempre di carattere internazionale a partire da settembre, quindi ritornerò a Londra, poi ci sarà la Germania e ci sarà nuovamente la Cina. Naturalmente il mio punto forte sono le performance, quindi io continuo a catturare consensi attraverso le performance in luoghi strategici, quindi nei ponti, in qualsiasi luogo dove è appunto possibile renderlo teatro per un istante. E naturalmente con pochissimi mezzi, perché la genialata sta nel riuscire a compiere le azioni senza mezzi, perché diversamente, se anche io mi comportassi come fanno i tanti artisti, così come si definiscono, che non fanno altro che chiedere soldi agli enti pubblici per preparare le performance, sarebbe troppo semplice, cioè avere tutti i mezzi per compiere
il bello del mio stile è arrivare e compiere prima la performance e poi arrivano i soldi. Ecco, questa è la mia qualità riconosciuta, appunto. Diversamente è tutto troppo semplice, mi preparano tutto e via. No, ecco, nel mio stile non esiste questo. Sono io che voglio educare e insegnare a questo. Sono convinto che l'artista deve darsi, deve far vedere ciò che sa fare. Questo è un po' colpa del sistema politico italiano, che ha creato, soprattutto da Roma in giù, nel sud, che si è venuta a creare questa situazione del progetto. Ecco, presentiamo i progetti e poi gli enti ci danno i soldi. Ecco, mi sta già venendo la pelle d'occhio, no? Perché è un lavoro di marketing, un lavoro da impiegato della musica, che io li chiamo impiegati della musica e dell'arte, che si muovono in questo senso qui. Non capisco dove può essere la bellezza, forse del portafoglio, ma a me piace la vita più poetica. E ti dirò che con la poesia ho sempre il portafoglio pieno lo stesso, perché adesso ti offro anche da bere, andiamo a mangiare ricci insieme, ok? Caro fratello, e anche al cameraman qui, Paolino, no, Paolone. Okay. Paolone che si sbracciava perché diceva, a me i ricci no, invece anche per Paolo ci saranno i ricci. Certo, adesso andiamo a mangiare i gamberoni e i ricci.